Ciao a tutti makers e bentornati anche questo sabato qui nel Matley Lab. Allora ditemi, che vi è arrivato ieri? Che vi siete regalati o cosa vi è stato regalato? Scrivetemelo nei commenti perché sono curioso. Quest'oggi voglio completare un progetto che ho iniziato diverse settimane fa e che è rimasto lì nel dimenticatoio. Ma prima è arrivato un regalo anche a me. Vi evito tutta la parte di assemblaggio, tanto è noioso, quindi assemblo tutto e poi ve la faccio vedere in piedi. Quando serve un fan o un Patreon non c'è mai. Mi tocca alzarla da solo. Eccola qua, completato l'assemblaggio, nastro da 150, di utile rimane circa 38 cm, disco da 250 mm con pianetto inclinabile e la solita guida impreciso, di sicuro è impreciso anche questa. Ad ogni modo vi lascio sotto in descrizione il link alla levigatrice con tutte le caratteristiche tecniche, quindi anche potenza eccetera eccetera, e vi ricordo che se siete interessati ad acquistarla dovete prima contattare la Crollit per verificare che sia disponibile al magazzino. Tecnicamente per tutti i prodotti loro bisogna fare questa prassi. Però il video di oggi è su altro argomento legato però a questa levigatrice. Vi spiego meglio. Con questa levigatrice potrò levigare legno ma anche metallo. Il problema qual è? Che da questa parte non ho aspirazione per ora. Quindi tantomeno nella zona della lavorazione del metallo. Come posso quindi risolvere questo problema? Completando il progetto che ho cominciato diverse settimane fa e realizzando quindi un mini impianto di aspirazione portatile. Un progetto che potrà essermi utilissimo sia qui nella parte del metallo ma anche in quella del legno. Allo stesso modo può essere un progetto utile anche a voi, perché se non volete realizzarvi un mega impianto di aspirazione nel garage potete utilizzare questa idea per portarvi l'aspirazione alle macchine o comunque dove volete, oltre che metterla via in un angolino quando non vi serve. E quindi se devo completarlo vuol dire che già lo avevo cominciato. E adesso vi faccio vedere come sono arrivato a questo risultato. Ciao Matteo! Ho visto la macchina fuori, sei qua a lavorare? Uè, ciao Beppe! Ciao Matteo! Ciao vecchio! Come stai? Congelato. Fa freddo fuori, dai, cosa vuoi farci? Stavo sistemando l'aspiratore perché, vedi? Madonna santa, cioè no, dobbiamo trovare una soluzione qua. Non avendo più un impianto di aspirazione ho utilizzato questo nelle attrezzature direttamente collegato e si è intasato subito praticamente. Allora dobbiamo trovare assolutamente una soluzione. Eh già. Ma tu hai ancora il ciclone separatore? Eh già, stavo giusto cominciando un nuovo progetto per riutilizzare questa soluzione. Allora andiamo a prenderlo, dai. Anzi Beppe, guarda, vai a prenderlo tu. Ok. Ottimo. Allora ne approfitto che c'è Beppe per realizzare questo mini impianto di aspirazione portatile. Voi nel frattempo iscrivetevi se non l'avete ancora fatto attivando la campanellina e ovviamente smartellate il pollice in su. Appoggialo là che faccio vedere in prospettiva, okay, va bene. E mantenendo le distanze come la mia idea. Bidone e aspiratore sopra. L'idea quindi è di agganciare l'aspirazione sopra, okay, al ciclone separatore, il tutto in un carretto con i suoi accessori per avere l'aspirazione al banco sega, alla bordatrice,
alla CNC finché non avrò un impianto definitivo. Ok Matli, adesso ho capito la tua idea, dimmi cosa devo fare che ti do una mano. Sì, tranquillo, adesso andiamo a prendere il materiale. Vai, dai, andiamo a prendere il materiale. Matli, ci mettiamo qui a tagliare? Sì, sì, va benissimo lì. È più basso. Aspetta, secondo me con questo andiamo a pareggio. Perfetto, guarda. Andiamo a prendere il pannello. Ok. Slit per i tagli dritti, te lo sei visto quel video? No, non l'ho ancora visto. Zio Billy. E come facciamo? Guarda, te lo lascio qui in alto. Ah, e ok, grazie, allora me lo vado a vedere. Io intanto vado a prendere la slit. Beppe, io prendo la slitta e la sega circolare, tu prendi la prolunga che è dietro la CNC, dopo la puoi attaccare qua. Ok, eccola qua. Ecco qua la corrente. Hai già pensato come fare per fare i tagli? Yes, allora tecnicamente ci viene fuori tutto da un pannello, quindi okay. Anzi, forse ci avanza anche un po' di materiale. Da questa fascia qua ne tiriamo fuori il pannello verticale dove ci aggrappiamo con tutto e poi da questa parte di qua, che possiamo tagliarla poi il banco sega, base e supporti vari. Perfetto, ottimo. Allora Beppe, lascio a te il taglio, è semplicissimo, ti basta posizionare la slitta sopra ai segni che tracciamo ora. Ok. E io vado a prendere altro materiale. Va bene, vai, fatta. Ehi Matteo, guarda che è ottima questa guida, sai? Hai fatto proprio un bel lavoro. Mi è costata pure poco. Eccola qua, dov'era? Beppe, con questa vedrai che ideona. Ehi Matley, mi togli il pannello qua che è pronto? Dobbiamo solo fare un altro taglio qua da 900? Yes, lo metto qua. Tra l'altro, ne approfitto, se vieni su sto pannello, per ringraziare i nuovi Patreon. E quindi ringrazio Matteo, Flavio, Marco, Adriano, Daniele, Christopher, Matteo di nuovo e Mirko. E non posso sottrarmi dal ringraziare Mariano che mi ha inviato una donazione PayPal per finanziare il riscaldamento nel laboratorio. Ragazzi, grazie infinite per essere entrati nel Patreon Wall e anche agli altri, se almeno un video vi è stato utile, entrate anche voi nel Patreon Wall. Tra l'altro Beppe, conosci Mirko? Sì, sì, Mirko. Mi dico Mirko. Ha fatto un video nella pagina Patreon in cui smentisce le caratteristiche tecniche che lo spacciano come un qualcosa di iper robusto. Oh ragazzi, è un video chicca, se ci sono altri Patreon che l'hanno visto possono confermare sotto nei commenti. Spettacolo. Ok, faccio il taglio da 900, poi lo porto al banco sega e così continuiamo. Così sei più comodo, esatto. Adesso con il taglio da 900 faccio il taglio in diagonale per i due supporti che terranno la struttura, quindi base e schiena. Vado a prendere nuovamente la slitta e faccio il taglio. Sono pronti, adesso chiamiamo anche Matley che così mi dà una mano. Matley, oh! Arrivo, ho finito anch'io. Ehi Matteo, stai bene dentro, è vero al caldo? Beh, sì. Se vai a prendere la schiena, dai che lavoriamo. Sai che però è un po' troppo alto? Quasi quasi, lo accorcio perché devo arrivare per la chicca che ti ho detto prima, quindi 30-40 centimetri glieli tolgo. Tagliamo, tagliamo. Vieni qua, appoggiamo quello. E ci attacchiamo la base con un po' di colla e un po' di viti, trapano e via. Vado a prendere tutto. Matley, qua adesso dobbiamo stare vicini vicini, ci mettiamo sulla mascherina e via. Si tocca. Tra l'altro, dici che bastano queste? Bah, sì, direi proprio di sì. E allora portiamo in avanti.
questa, la struttura tecnica è completa. Fatta. Matteo, adesso abbiamo finito, adesso fammi vedere questa chicca che mi parlavi tanto. Esatto, eccola qua. Questo qua è un supporto pieghevole che ho già fatto vedere in altri video. Ok. Lo utilizzo per mettere un braccio che posso utilizzare all'occorrenza dove mi serve. Quindi mi serve il braccio per l'aspirazione, tac, non mi serve, chiudo. Chiudo, metti via e quindi non è ingombro. Lo avvito quassù. Ok, bellissima idea, però secondo me se mettiamo solo le tre viti potrebbe strapparsi dal legno con il peso. Cosa dici? Vero. Allora, una piastrina di ferro da attaccarci sotto in modo da distribuire tutto il peso sul pannello. Ottimo. E non solo sulle tre viti di appoggio. Vado a prenderla. Peppe, che te ne pare? Capolavoro di progetto. Sta venendo bene, eh? Bene, però, Matley, ora di andare a mangiare. Allora, si è fatto, guarda, tardi. Lo finisco. Mi sa che devi finirlo da solo, io non posso darti ancora un'altra mano. D'accordo, dai, il grosso è fatto. Oh, Beppe, grazie infinite. Grazie. Op! Ecco come siamo arrivati a questo punto. Nel frattempo sono passati i giorni, io ho realizzato questi componenti con la stampante 3D da applicare alla nostra struttura, ho cambiato il banco sega ed è arrivato il momento di completare il progetto. Tra l'altro mi sono accorto che abbiamo fatto un piccolo errore, e cioè questo, che è nella posizione errata. Infatti, se io ci devo avvitare un braccio qui, vuol dire che quando lo abbasso non deve andarmi in collisione con questa spalla, e quindi devo verificare che sia leggermente spostato verso destra, altrimenti devo svitare tutto e riavvitarlo quei 20 mm fin qua. Andiamo avanti che manca poco comunque, dai. Il vecchio braccio dell'aspirazione, potrei usare anche questo volendo. Ragazzi, sta venendo benissimo, ora lo dipingo di bianco, non penso di avere abbastanza smalto, quindi utilizzo una pittura lavabile, tanto è il carrello dell'aspirazione. E poi ci attacco i componenti che ho realizzato con la stampante 3D. Favoloso! Ragazzi, adesso installo il tubo dell'aspirazione che ho acquistato su Amazon. Vi lascio anche di questo il link sotto in descrizione. Lo potete trovare da quel link sia da 50 che 70 che 80 che 100, tutti i diametri, ed è quello perfetto per questo scopo.
E voilà ragazzi, che ve ne pare? Che ve ne pare? Ditemelo sotto nei commenti. Voglio avere i vostri suggerimenti per eventuali upgrade da fare, per eventuali aggiunte o modifiche, se qualcosa secondo voi non va come dovrebbe. È una figata pazzesca. Tra l'altro ho stampato diversi raccordi per potermi collegare alle attrezzature. Ad esempio, con questo mi posso collegare al banco sega finché non l'avrò collegato all'impianto definitivo e tac, aspirazione anche qui. Con quest'altro raccordo mi collego alla pialla filo spessore, tac, e anche qui aspirazione. Con questo raccordo mi collego alla CNC, tac, e ovviamente con questo raccordo mi collego alla levigatrice. Bene ragazzi, è davvero tutto, a me non resta che ringraziarvi, augurarvi un buon anno nuovo, migliore di questo che abbiamo appena passato. Sebbene questo non sia un anno che ricorderemo sicuramente come uno dei migliori, io non posso però dimenticare che ho vissuto bellissime emozioni anche grazie a voi, quindi nuovamente grazie. Vi rinnovo gli auguri ma anche l'avviso, perché io sto ancora cercando il nuovo collaboratore da assumere qui nel mio laboratorio, quindi deve essere una persona qui della zona. Anche di questo vi lascio il link in descrizione per candidarvi. Ormai ragazzi ho troppi collaboratori da remoto che non riesco a gestire facilmente, quindi ho bisogno di una persona qui da assumere. Se ci sei e sai programmare con Arduino, perché ovviamente in un laboratorio di artigianato digitale serve qualcuno di digitale, beh, link sotto in descrizione per candidarti. Ragazzi, buon fine anno e ci vediamo nel prossimo video. Ah, ovviamente se avete ancora 5 minuti c'è quest'altro qua da vedere, oppure questo qui.